Viene, se posso dire, viene dall'Eptis Magna, viene dai Fenici, dai Romani, ma per essere, per scherzi a parte, per essere veramente storici viene dal 1911, cioè da Tripoli Bel Suol d'Amore, cioè dal primo insediamento colonico italiano che abbiamo avuto con il governo Giolitti nel 1911, quando la Libia non era Libia ma faceva parte dell'impero ottomano, diciamo. Ricostruiamo questo lungo secolo, anche perché ci sono due date interessanti. 1911, ottobre 1911, noi, le truppe italiane del Regio Italia, entrano a Tripoli. Ottobre 2011, 100 esatti anni dopo, Gheddafi viene catturato e ucciso. Quindi sono 100 lunghissimi e interessantissimi anni dentro i quali noi e i libici abbiamo avuto una storia di amore, di odio, di occupazione, di libertà, di passione, di emancipazione, di collaborazione, di inimicizia, di amore e quant'altro. E sono 100 meravigliosi anni. Cosa ho fatto? Io li ho fatti raccontare dai testimoni, principalmente, cioè da chi è nato lì, da chi ha vissuto lì, da chi ha lavorato lì e che poi è stato espulso nel 1970, con le voci degli speaker storici, ovviamente attraverso i magnifici materiali dell'Istituto Luce, quindi soprattutto gli anni 30, 40, 50 e quant'altro. E poi dopo il Gheddafi e quant'altro. Non c'è una voce narrante, non c'è uno speaker, ma io ho voluto appunto appositamente lasciare le voci dei testimoni, cioè fare una specie di, come dico sempre io, di racconto orale, perché non è un documentario storico, è un documentario di memoria. Questo è un po' il senso del mio lavoro in questo. Sai che caratterialmente siamo molto, molto più simili, poi perché diciamo che la colonizzazione italiana è stata in Etiopia, in Eritrea, dunque in un'Africa orientale molto più remota, mentre la Libia è qua, è davanti al mare nostro, è qua, è l'altra sponda del nostro mare, è un mare bellissimo, è un clima bellissimo. È una città molto italiana, Tripoli, ancora oggi. Io ci sono stata 2 mesi fa, nonostante il tempo sia passato, ancora oggi è una città, un lungomare che sembra quello del Lido. Infatti l'ha fatto il Conte Volpi. Il tentativo non è di ricostruire una storia che spetta agli storici e non a me, che non sono uno storico e non so niente, ma è il tentativo di ricostruire una memoria che si sta perdendo e io spero di aver dato un piccolo contributo in questo senso.